Antonelli, adesso sentiamo il papà. Sì, solamente per i saluti, perché io sì, intervengo, ma quando non ci sono troppi relatori, solamente per riempire i buchi delle presentazioni. Ne approfitto per dire che sono legato a questa città, ho fatto solo un anno di militare qui, però diciamo, ha segnato il momento importante della vita, quello di un ragazzo, e quindi posso dire con tranquillità che è la città dove... non lo si può dire. Dove invece mi piacerebbe vivere se non fossi nato a Chieti, comunque sul Mole sicuramente. Nessuno è perfetto. Sì, infatti, però mi sono riscattato facendo tanti bei libri, valorizzando gli autori abruzzesi soprattutto, perché dobbiamo vantarci che c'è D'Annunzio e quindi ci sono tantissimi scrittori, filosofi, prima di D'Annunzio, non solo dopo di D'Annunzio, ma anche le nuove leve, i giovani, i tanti scrittori che abbiamo in Abruzzo sono veramente un motivo di orgoglio, anche le tante case editrici che ci sono in Abruzzo, sono quasi una quarantina, e quindi c'è una ricchezza che vi invito a sostenere anche con queste manifestazioni, perché noi abbiamo bisogno non di contributi pubblici per andare avanti, ma quelli di un palcoscenico e darci la possibilità di far conoscere la nostra operosità e la nostra, anche i nostri libri di cultura. Ogni tanto noi con Paolo scherziamo facendo un po' il gioco delle parti, insomma, anche per vivacizzare le presentazioni, però in effetti c'è da dire che questo libro, per quanto lo abbia voluto e fatto e pubblicato, però una qualche regola di varia natura me l'ha data, che comunque io spero che questo libro possa essere letto da più e tantissime persone, proprio perché è una bella pagina, perché Paolo sa coniugare il fatto storico, gli eventi storici, e ne avremmo di personaggi di cui parlare, tra l'altro anche in riferimento al terremoto di Avezzano, e quindi di Cognocchi che venne... Don Orione venne ad aiutare i bambini che erano rimasti orfani. Quindi ci sono tante altre pagine all'interno del romanzo con tantissimi protagonisti, quindi diciamo molto, molto ricco. Quindi mi taccio, perché dobbiamo andare alla conclusione con un evento, diciamo, più importante, quello dell'interpretazione di Daniela Musini, l'emozione, e quindi vi ringrazio tantissimo di questa opportunità.